La nostra storia, insomma, è quella delle nascite, delle occupazioni, quindi io penso che anche la storia delle realtà indipendenti romane abbia quella base. E siamo rientrati, Frullino o meno, io penso però la riflessione che voglio portare, io credo che questo atto che oggi è Rialto di nuovo occupato è una sconfitta per tutti noi, perché se siamo di nuovo con Tronchesi, Frullini in mano, è evidente che il dialogo degli ultimi 20 anni, dalla delibera 26-95 sugli spazi ad oggi è andato disperso, cioè non ha portato a nulla di che. Quindi, prima riflessione, sarebbe il caso di mettersi intorno al tavolo per l'ennesima volta, ma forse quella definitiva, per definire, per capire, comprendere. Luca Bergamo ha una certa esperienza sul sistema Roma, cultura giovanile e quant'altro. Bisogna capire che le realtà indipendenti debbono avere agibilità tramite avere spazi, non soldi, spazi, spazi agibili, spazi che siano indipendenti, perché il termine che forse manca un po' in questa discussione è l'indipendenza, cioè io non voglio né commissioni che valutino, perché ho visto il regolamento che sta circuitando sull'assegnazione degli spazi. Vabbè, comitati che dicono questo spazio sì, questo spazio no, questa realtà, diciamo, se paga con 36 comode rate tutti i pregressi, gli diamo lo spazio. Quindi è evidente che, diciamo, abbiamo due possibilità: o ricominciamo a ragionare tutti quanti noi, e poi voglio accennare un'altra cosa su questo, a rientrare nei meccanismi di occupazione. Il demanio a Roma è tanto. Le aree militari dismesse, insomma, c'è tanta roba, non è che ci sono più altri. Poi siamo in quella dinamica, io penso che sia sbagliato, perché oggi bisogna invece trovare un punto, perché la gente che sta in questa sala, Luca, non è che sta qui perché deve essere esperta in materia amministrativo-giuridica, è gente che vuole fare teatro, vuole produrre cultura, non deve essere obbligata a discutere tutti i giorni dei sistemi amministrativi, se ho fatto un reato, se non l'ho fatto. Io non ho portato citazioni perché mi cita la procura da anni. Tutto prima finiamola. O si torna a un ragionamento di spazi, luoghi di indipendenti che non siano fattori mercantili, perché non è, cioè, il vantaggio per la città è evidente a tutti. Cioè, questi luoghi cosa hanno prodotto? L'Angelo Maia, il Rialto, il Valle Occupato, lo sappiamo tutti, è inutile che continuiamo a dire, no, bisogna capire qual è le attività che danno lustro alla città. Allora, ribaltiamo anche il ragionamento, io vorrei sapere quanto spende il Comune sul Teatro di Roma, sul Teatro dell'Opera, su tutta una serie di altri interventi che finanzia regolarmente. Quindi i valori che noi portiamo, non vi facciamo spendere niente e produciamo un'enormità, che poi voi attingete, perché questi luoghi intermedi fra i livelli istituzionali puri e importanti e l'underground totale sono luoghi dove voi avete attinto per anni, giustamente, perché sono laboratori indispensabili per la democrazia di questa città. Grazie.